Non era mai accaduto che l'America a poche ore da un attentato terroristico si dividesse usando l'attentato come tema di spaccatura politica di polemica tra le parti. Sta succedendo in queste ore, in particolare perché Donald Trump stamattina twittando ha attaccato duramente Chuck Schumer, uno dei politici newyorkesi più in vista e Senatore dello Stato di New York ed è capogruppo dell'opposizione democratica al Senato. Trump ce l'ha con Schumer perché fu lui nel 1990 il primo firmatario di quel disegno di legge che introdusse la lotteria della Green Card un sistema per cui si può ottenere il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti riservato a alcune minoranze, eh, alcune nazionalità minoritarie che sono poco rappresentate nella demografia degli Stati Uniti. Eh, e proprio con quel sistema della Diversity uh, Lottery, cioè una lotteria che cerca di promuovere la diversità etnica, che l'uzbeco Saipov, l'autore dell'attentato di ieri, riuscì a ottenere per l'appunto l'ambita green card, a trasferirsi negli Stati Uniti in Florida, da dove poi eh, successivamente si è trasferito qui vicino, nel New Jersey. Quindi Trump usa immediatamente la strage di New York per rilanciare uno dei suoi temi favoriti, quello del controllo dell'immigrazione, in particolare il controllo dell'immigrazione da paesi a maggioranza musulmana, eh, che sono quelli da, da cui lui vede venire il pericolo per gli Stati Uniti. L'usbeco Saipov era entrato nel 2010, poi però si è autoindottrinato qui negli Stati Uniti, non era già un fondamentalista prima di partire, così ha detto almeno Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York stamattina. Immediatamente però eh, Trump riesce a distogliere l'attenzione dai suoi problemi che nelle ultime 48 ore lo avevano perseguitato, in particolare le indagini sul Russia Gate. E rilancia invece, andando all'attacco contro i democratici, il tema del controllo delle frontiere, della sovranità nazionale nel decidere chi può entrare negli Stati Uniti e chi no. Chiede Trump che venga abolita la lotteria con cui eh, 50.000 possono entrare ogni anno negli Stati Uniti in provenienza da paesi poco rappresentati, minoranze etniche, minoranze religiose.